Ciao a tutti, benvenuti sul mio canalino. Allora, adesso vorrei invece parlarvi di un profumo che io ho comprato un paio di anni fa, che però uso pochissimo. Non so il perché, perché è carino, però non è ciò che io cerco, nel senso che lo metto, però non lo so. È particolare, ve ne parlo ed è questo profumo che innanzitutto il pack secondo me è bellissimo, soprattutto la scatola, è Nuit Vanille di Yves Rocher, è un'edizione limitata di 2 anni fa, io l'ho preso tramite una mia collega che è presentatrice Yves Rocher, sono circondata da presentatrici di Yves Rocher e quindi siccome è un profumo che cioè, le vaniglie non bastano mai, no? Un po' come è una nota molto ridondante nel mio cassetto dei profumi. Altri profumi dell'Yves Rocher non ne vado matta, li ho sempre abbastanza scambiati e questo mi spiace perché comunque trovo che sia un profumo carino che però io non sfrutto abbastanza. Allora, innanzitutto, Nuit Vanille è un profumo orientale vanigliato, come dice Fragrantica, vanigliato caramello, caramello non lo sento sinceramente, dolce, legnoso, balsamico. Allora, è stato lanciato appunto nel 18, infatti mi ricordavo bene perché lavoravo da poco dove lavoro, e la nota di testa è bergamotto, note di cuore, gelsomino, fiore d'arancio e rosa, note di base vaniglia, caramello, cedro e chiodi di garofano. Allora, sinceramente, io non sento un'apertura fruttata e fiorita in questo profumo, se non proprio per un istante. Ci sento però la rosa e la rosa abbinata alla vaniglia trovo che sia una combo molto carina. Sento subito queste due note in apertura. Il caramello, io non trovo sia un profumo al caramello, ma io appunto credo anche di avervelo recensito. Secondo me un profumo tanto al caramello è il Caramel Bell di il Vanille di Caramel Bell che ho tra l'altro scambiato. E quello secondo me è un profumo veramente al caramello. Questo no. Cedro, chiodi di garofano, io sinceramente non li sento, anche se avrei amato sentirli perché trovo che sia un profumo che è uscito sotto le feste di Natale, quindi secondo me ci stava anche bene il chiodo di garofano. Quindi, allora, stavo dicendo che questo profumo ha, sono menzionati i chiodi di garofano, sinceramente io non li sento, mi sarebbe piaciuto sentirli. Sento un profumo alla vaniglia. Comunque frizzante, perché un po' mi dà idea di una vaniglia comunque effervescente. È un profumo comunque con un sillage molto ristretto, nel senso va benissimo. Per esempio, Rita prima mi ha scritto: Ciao Rita, se avevo profumi da proporgli delicati. Questa, ad esempio, è una vaniglia secondo me abbastanza delicata, che comunque dura anche qualche ora perché. Qualche ora se la fa, però è una vaniglia molto raffinata, non invadente, comunque è anche un po' energica come vaniglia, anche probabilmente è dato dal c'è il cedro, c'è comunque c'è il fiore d'arancio che gli dà un po' di brio. Il gelsomino, sinceramente, io la sento poco fiorita, proprio sento poco poco poco. Però comunque una vaniglia molto gradevole, carina, ideale anche per una ragazza giovane, ideale per me quando la sera tipo io l'ho usato tantissimo in casa questo profumo. L'ho usato per rilassarmi, l'ho usato tantissimo. Le poche volte che l'ho usato, appunto alla sera per rilassarmi o comunque dopo la doccia, prima di andare a dormire, perché è una vaniglia molto molto soft, molto si fa sentire, ma in maniera molto gradevole e delicata. Io spero che comunque la rifacciano perché
È una cosa interessante nel panorama di Zero Shea, come potrebbero anche fare una vaniglia un po' così all'Avon, che non l'hanno secondo me mai fatta ultimamente, no? E quindi speriamo che accolgano questa richiesta, tanta gente la rivuole perché è stata una tiratura limitata, qualcuno se l'è persa. Io adesso l'ho usata, l'ho conosciuta, però la cedo a Rosy, che è una ragazza del gruppo. E quindi Rosy, goditelo se mi guardi questo video. Siamo giunti alla fine del video. Sto cercando di fare un finale diverso di e basta. Vi saluto, vi auguro di sentire tante vaniglie profumate quest'anno e fatemi sapere se ci sono novità, che sono sempre allerta. E un bacione, ciao!